Hello, Jesus. How's it going? Dopo segui lo State of Play, Sony. Vaffanculo, Winnie Wolf, ok? Così, semplice. Secondo me glielo hai scritto? No, no. Siamo pronti, signori. Allora, ieri sera avevamo fatto... Oh, guarda che bello. Shit! Ma che cazzo! È come addormentarsi sul balcone, raga. Ma sei matto? Allora, avevamo fatto ieri sera, prima di quittare, un repuliste. Avevamo deletato un po' di roba, perché era diventato un merdaio. E abbiamo ricostruito tutto qua sopra. In maniera più... più da catena di montaggio, quindi però dobbiamo ancora testare tutto perché abbiamo... Cosa avevo detto che dovevo fare appena loggavamo? What? Allora, quello di là l'avevamo fatto. Allora, avevamo aggiunto un coso di corrente giusto perché non ci stavamo più dentro. Guarda, Cryos Pololes, Seno Pololes. Tutti i pololi, sai dove finiscono tutti i polli, raga? Vero anche il fratello l'ha usato su un altro canale, eccola. Mi fa un recap di 7 parole della serata di ieri. Allora, in 7 parole non lo so, però praticamente sono andato su questo pianeta. C'era un testicolo enorme che gira e una manta... Eccola là, la manta volante la vedi, però c'è in giro un... Ah, non sei più pololes. C'è in giro un testicolo volante, cioè camminante che vaga in giro. E sono arrivato qui e ho detto vaffanculo, ma che bel mondo. Io prendo e buildo robe tecnologiche ed inquinerò. Appena ho visto il fumo nero che iniziava a uscire, ho detto ma che bello, ma Milan, un gran Milan. E niente, sto tentando di capire cosa bisogna fare per andare avanti. Damned con le 5 sub gift. Thank you Gianni. Thank you, thank you, thank you. Allora, qual era il plan? Noi abbiamo qui la logistica. Dobbiamo andare avanti con la roba? O avevo roba da craftare che non ho ancora fatto? Abbiamo l'ascensore spaziale. Il MAM cos'era? Utilizzata per analizzare e mettere nuove. Questo l'avevo fatto, regà, il MAM. È questo qui? Sì. Mi sa che dobbiamo fare questo ascensore perché effettivamente cose da fare. Cos'è sto robo? Rotore cavo. Come faccio a sapere che cos'è? All'assemblatore. Ah, l'assemblatore, ok. Sì, erano quelli che buildavano le cose da soli. Allora, facciamo l'assemblatore. Mettiamo in coda questo. Come si faceva? Aggiungere l'elenco delle cose da fare, perfetto. E... però scusami, come faccio a vederli entrambi? Cioè così mi fa vedere solo l'ascensore? Fuck. Allora, più che altro abbiamo anche qui, minchia, è vero che avevo un po' di problemi di inventario. Però non mi conviene, esempio, questa roba qui, cioè il tavolino del craft, non mi conviene metterlo sopra dove ci sono i depot. Bella Disbo con i tre, welcome back. È vero, Brain. Ma secondo me sì, raga. Ah, minchia, però è tutta la base. Cioè, questo è tutto legato. Non posso smontare solo sto tavolino merdoso. Shit. Forse conviene fare un po' di questi. Ah, c'è il singolo tavolino? Cioè, posso craftare il banco da lavoro? Banco da lavoro, perfetto. Ok. Tre cose, tre tubi. Ce lo dovrei avere sopra, guarda. Non puoi costruire un altro? Ok. E no, almeno, minchia, non sclero. Lo metto in mezzo ai depot. E via. No, questi sono i magazzini, giusto? Sì. No, prendo il tavolo da lavoro, lo crafto qui. Mi servivano...
Queste. E qua ci sono le barre. Vedi che siamo organizzati adesso, cazzo. Metto qua in mezzo. Banco da lavoro. Guarda come ci sta bene. Ok. Ancora nessun veicolo per spostarti. No, not yet. Ancora nessun veicolo per spostarmi. Il mio problema non è tanto spostarmi, ma fare cose cosose. Ok, allora, mettiamoci 2 minuti a buttare giù la roba, tipo... Cazzo, il problema è che vedi, come faccio a... Quindi arriva tutto il calcare, io come glielo metto dentro qua? Perché qui ci sono gli oggetti rilevanti dentro così? Non worka, cazzo. Non worka in questa maniera, purtroppo, perché poi quando arriva di qui mi arriva sotto forma di sacchi. Vabbè, posso fare così. Eh no, però poi mi vado... Faccio prima a buttarla sta roba, cazzo. Cioè, forse mi conviene veramente iettarla. Oppure mi metto adesso 5 minuti e smelto tutto. Faccio prima, dai. Sì, faccio prima a smeltare la roba a mano, regà. Almeno... faccio lamiere, via. Cioè, le barre che sono fast. Prima volta sì, l'ho iniziato ieri sera, non so niente. Facciamo questa manetta che ancora non l'abbiamo mai usata, ma sicuramente serviranno. Bella Fede, con il mese più importante, il numero 2, thank you. Ecco un becchierino. Welcome becchierino. Vediamo se Randall ha detto qualcosa del vostro bellissimo muro di cuori. Mi ha mandato un cuore lui. Cioè, voi gliel'avete mandato 1 milione e lui ha taggato la cosa con un cuore pulsante. Che insensibile bastardo. Eh sì, Pani, perché qui c'ho 2 ceste piene di roba. Cioè, poi userò quello sopra, è più smart. Però perlomeno per la prima volta ci metto meno tempo a stare qui col tasto pigiato che a aprire tutti i cosi, continuare a spostare la roba e via. Bella betta con i 34. La cosa migliore forse, regà, era fare depot. Posto che lavora, depot. In modo che quando mi trovo della roba così sparsa la buttavo nei depot. Fai il filo e facciamo un po' di filo. Il filo ci mette di più. Ah no, uguale. Comunque fai sempre un depot prima di qualsiasi... adesso col senno di poi sì, Varnet. Col senno di poi, ya. Dun 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 dun. Questa meccanica di stare con il tasto pigiato è proprio fatta per spingersi ad automatizzare. Esatto, io per automatizzare infatti oggi ho preso il nastro isolante. Ah, betta. Tan 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 no. Raga, oggi pomeriggio abbiamo provato con... porca puttana. Con Bleeding abbiamo provato a fare quel boss super hard con le fasi che vi ho fatto vedere il video di Patto Fegato. Mica l'abbia lasciato uno sputo di vita. Uno sputo di vita. Se gli sputavamo da morti il sangue addosso droppava. Porca puttana, l'abbia lasciato uno sputo di vita. Che rosicata. Che rosicata.
Eccolo Bleeding. Io gli ho detto sputa Bleeding, sputa, Bleeding non ha sputato, il boss non è morto e noi sì. Stai raidando? A che cazzo rai? Giocare mica WoW? Dimmi di no, ti prego. No. Mamma mia. Dai, è il 2021. È il 2021, Johnny. Mi danno fastidio quelli che salutano con il braccio storto, tipo Pani, esatto. No, però Pani saluta con gli esili il braccio storto. Gioco un gioco online di farm estremo che si chiama Mew Online. Avevo il nastro sul mouse pure. Vabbè, figa, non potevi scaricarti un programmino, no? Che cazzo è Mew Online? La mucca Mew Mew Yeah, ha fatto i mini Mew. Mutino al latte, ciocco vaniglia, ciocco cremoso, ciocco la mucca, ciocco il cavallo, la mucca con gli occhiali, fatto mu! No. Mi fai conto che hai giocato a Minecraft uscito nel 900, minchia veramente. Abbiamo finito, quasi. Ciao Beatrice. Giusto così, Don. Scusa, non facevi prima a prendere il cavo del deposito della linea di produzione? In che senso? Bella Chuck con i 10. Welcome back, thank you. E mu è la mucca con gli occhiali, no? Udino al latte, ciocco cremoso, ciocco vaniglia, ciocco la mamma, no? Minchia, guarda quanto ce n'è ancora. Allora, facciamo che sta roba qui la lasciamo nelle chest, just in case. Cioè, questi qui sono proprio i nostri mazzi della salvezza. Ho appena preso questa decisione. Sì. Mi sembra la miglior decisione che abbia mai preso della storia delle decisioni. Tipo io questo come... Cioè sto calcare qui lo potrei anche buttare, non succede nulla. Come si butta qualcosa, regà, senza che mi rimanga la cesta per terra? Sì, Arto, dovevo finire i materiali che avevo lootato. Adon. Beh, la crew è con i 9. Cestino imbastato. Ah. E chi l'aveva visto il cestino? Minchia, item per item, che sbatta. Che sbatta. Va bene. Allora, aspetta, però io vedo che ho qui la motosega, ma non ho più il mio... Il mio cazzillo lì, la sfera mersa... Ah, questa cosa qui, lavori in corso. Analizzare questo oggetto non ti darà nulla, ok. Pum, pum. Fammi liberare un po' di spazio ancora anche qui. Allora mettiamo giù sta sfera inutile. Mettiamo giù questi. Mettiamo giù questi. Aspetta un attimo che... Un po' di musica, cazzo. Allora, ora vediamo come worka il l'assemblatore. Mi servono 8 di quelli. Che cavi sono questi? Ah, i cavi normali, ok. Ah, 4 rotori, 8 di sti cosi qui. Come si fa sta roba? Il votove si fa con 20... No.
21 di 5 di quelli e le viti, godiviti. Ok, allora 5 votovi o 4 votovi. Non mi ricordo quanti votovi dovevo fare. Come solo 2? Minchia, 25 viti? What the hell? Allora, assemblatore, 4 rotori. E voilà. Poi mi servono 8 di queste, che servono viti ancora, i pannelli, ok. Dodici viti, quindi sono 88. No, 96 ne devo fare. Quanti erano? Vabbè, ne ho 108, bastano sicuro. Eccolo qui. 17 lamiere, che mi servono i lingozzi, che ce li dovrei avere qua. C'ho le lamiere già fatte. Quando facciamo una live sponsorizzata da KFC, ci sto lavorando, guarda. Era proprio questa mattina, sentivo l'amministratore delegato della KFC. Assemblatore, abbiamo tutto? No, mi mancano gli 8 cavi. No, è finita la benna! È finita la benna! Help! Allora, dobbiamo fare il coso lì, il composto, come cazzo si chiama? Legname, prendo sta roba qui. Vediamo come cazzo si fa. Biocarburante solido mi serve. La biomassa, ok, quindi devo fare biomassa manetta. Devo fare il coso per craftare questa. Devo fare il robo per craftare questa. Non so perché cazzo non l'ho fatto ieri. Anzi, adesso faccio l'assemblatore e poi pensiamo subito a fare questa qua. Fammi mettere giusto un po' di benna. Tareni. Faccio giusto 60, ne metto 20. Ciao Darkrom. Sì, anzi, lo faccio prima dell'assemblatore e vaffanculo. Bella, Fudo. Vaffanculo, dai, non è possibile. 7:14. 21, cioè non è possibile dividere come voglio io. Fuck that. What? Ne avevano ancora un po' questi? Dove minchia li ha messi? Ok. Go. Ok, allora per costruttore, assemblatore, trivella, fonderia. Possiamo automatizzare? No. Energia, generatore di biomassa. Oh, guarda che c'ho già tutto. No, generatore di biomassa è il coso. Come si chiamava, regà?
Trivella, assemblatore. No, l'assemblatore è quello che mi serve sopra. Automatizzare come... No, mi serve quello per fare la biomassa, raga. Quello che avete detto, ma è sbatta perché lo devi caricare a mano. Generatore di biomassa. A meno che quando un componente è un altro componente. Non è che lo fai con il costruttore? Secondo me sì, raga. Biocarburante solido. Ah no, però non posso farne uno solo, me ne servono due. Anzi, addirittura tre me ne servirebbero. Perché con uno fai la biomassa foglie, con l'altro la biomassa legname, vanno tutti nello stesso depot che lo porta qui a questo qui e produce... Eh sì. Ok, allora lo facciamo sopra. Lo facciamo sopra e vediamo come fare. Ah no, è vero, magari con l'assemblatore. L'assemblatore prende due oggetti e li fa diventare uno. Adesso vediamo come worka. Posso farlo un assemblatore? Sì. Allora, l'assemblatore, fammi vedere come worki e poi... Allora... Seleziona progetto, rotore. Ok, semplicemente mi crafta la roba questo. Però vedi che non c'è il biocomponente, regà. Famuccio. No, questo ancora non mi serve. Allora, vediamo come pensarci quello. Andrà caricato a mano. Forse questo non è utilizzato, perfetto. Allora, io posso mettere qua davanti un depot. Posso mettere qua davanti un depot dove io metto dentro tutta sta roba qua e la legna. E poi gli cambio ogni tanto il coso. Sì, sti cazzi. Allora, faccio così. Gli metto... Voilà. Qui gli dico che deve fare il biocarburante solido. Non è collegato questo? Sì che è collegato. Perché non va? Hello? Perché c'è l'uscita bloccata che non sta andando? Penso di sì. No, non ha l'uscita bloccata. Ah, è perché ho mischiato le cose nel deposito, ok. Ah, perché giustamente è vero, gli arriva l'altra roba qui. Aspetta, allora gli metto... biomassa legname. Ok, ora si incricca teoricamente, gli metto le foglie appena finisce. Ok. Hello? Eccolo qua, guarda che buono, cazzo, i panetti di marijuana. Ma che roba. Ok. Non vorrei per la sbatta della corrente. Ah, come funziona, raga? Prende sempre da sinistra a destra. C'è un modo di dargli la priorità? Sì, prende, cioè prende sempre da destra a sinistra. Quindi beati gli ultimi perché saranno gli, beati i primi perché saranno gli ultimi. Quindi se io faccio così non si incricca nulla.
No, aspetta, però questo sta facendo biomassa ora, giusto? Sì. Quindi qui gliene devo attaccare per forza. Io giuro che se un animale di questi mi caca in giro in... Cos'è quel robo lì? Vai via, vai. Allora, com'è che si faceva? Così. Ah, ciao Adam, grazie di farlo, benvenuto. Ok, io da qui gli dico che deve fare biocarburante solido. E qua devo fare un altro di questi. Ok. Stai funzionando? Ciao Cassi. Ah, no power. Fuck. Mi sa che devo attaccare un altro palo qui. Ok. Ma che cazzo vuoi? Vai via, vai. Sta workando o no? Sì, sì, sì. Ok, funziona. Ok, funziona. È una merda il fatto che non possa dare alla macchina più cose da fare. Cioè, nel senso, il dirgli... Mi fai sia questi con le foglie che quelli con la legna. Però vabbè, sti cazzi. Sti cauzzi. Va bene, quindi il prossimo plan è fare l'ascensore spaziale. Calcestruzzo, lamiere di ferro, barre di ferro e filo. Minchia, 1500 fili. What? Ah, vediamo. Calcestruzzo 500. Ok. Lamiere di ferro 250. Sta andando qua? Perché non va? Ok. Mi sa che le barre di ferro potrebbero essere un problema. E invece no. Ok, e il filo. Giù ce l'avevo una stack da 500, perfetto. Siamo organizzati, signorine. Aia. Ma dai, non mi ero mai fatto male cadendo. Ho detto, ma non c'è il fall damage su sto gioco. Fuck. Questo era per curarsi? Mangia che buono. Credo di sì, Reli. Lo scopriremo. Che cazzone. Ok, 1500. Ok, ascensore spaziale. Let's go. Lo facciamo. No, sopra c'è la produzione. Fanculo, lo faccio qui. Poi in caso lo sposto. Intanto voglio capire cosa serve sto robo. Ascensore spaziale. La madà. La madonna. È un po' grosso. Bella Esker con i 18. Figa, è enorme. Ok.
Ah, mica, ci ho toccato solo ora che vedi i materiali che gli volano, che volano in giro. Ok, sembra praticamente un robot con le gambe che sta per partorire. Spingi! Spingi! Cosa sto... Ok. E cosa faccio con sto robo? Per configurarlo. Consegna risorse centrali di espansione. Assemblaggio progetto piattaforma. La consegna è a livello 3 e 4. Load, seal, send. Ah, vogliono 50 lamiere intelligenti, mi sa. Mi sa che devo caricare in qualche modo. Non so, non ho capito bene dove. Lo capiremo dopo, qual è il punto di carico. Ok, l'ho costruito un po' storto allora, visto che la parte principale è qua, mi sa. Dov'è il punto dove gli carico dentro le risorse? Ah, qui? Questo potrebbe essere il punto dove gli carichi la roba, sì. Ah, stiamo vedendo, regà, che... Ma porca puttana, è un attimo, sei lì che corri un secondo dopo hai fatto un palo. Che io c'ho la motosega ma non c'ho più il... Questo che ho... Ah no, ce l'ho. E perché mi builda la roba invece che zanzarare? Oh, scusa. Allora... Perché mi rimane sul palo elettrico, regà? Questo è... No, no, ma non è lo zanzaratore. Come faccio a equipare questo? Ah, fanculo, con la rotella era. Scemo io che pigio uno. Ok, allora dobbiamo mettere un po' di corrente. Ah, no, con la culo chiudeva. Ah, siamo veramente messi male con sta cazzo di corrente. No, mica col control li ha messi tutti. Ma che cazzo, smezzalo. Ok. E fai così e via. Bella cancer con i 15. Niente pannelli solari. Purtroppo no. Ok, quindi ora non abbiamo nessun plan. Vediamo qui cosa mi chiede di fare. Piattaforme di lancio. Programma bonus tramutatore risorse. Tramutatore awesome. Negozio awesome. Utilizzo per il trasporto verticale. L'angolo di lancio deve essere regolato durante la costruzione. Cazzo è? Un coso per boostarmi? Sì, mi serve per muovermi più fastidio. Bella Garling con i 33. E non ho nulla di nuovo per... vabbè, facciamo le robe a caso. Teoricamente, regà, mi... Allora, devo fare 50 di questi. Anche 50 rotori? Porca troia. Quante cazzo di viti devo craftare? Non hai fatto ripartire... Ah no, è vero, cazzo, c'hai ragione. No, mi conviene a sto punto mettere a fare un robo le viti, vediamo. Ne stoppo uno di quello che fa le barre, non lo so. È un jump. Sì, immagino che sia un robo così.
Ah, volendo è vero, cazzo, posso usare l'assemblatore per fare i rotori. Ah no, mi mancano due di quei robili, che palle. Non essere schiavo, tu sei superiore alle alle macchine. Mi mancano due lamiere. Che palle. Allora, è di legno. Guarda che ce l'ho qua. È di legno la cosa che non mi... Cioè, secondo me dovevano mettermi l'inventario condiviso con i magazzini. Cioè, non che vai a prendere la roba. Ha voglia, Nuva, guarda lì. Allora, aspetta, fammi vedere. Per fare il... Per fare i rotori mi servono viti... No, che cazzo dico? Sì, viti e barre. E io non ho le viti. Cioè, io qui sto facendo le cose. Qui sto facendo le barre... E qui sto facendo queste. Quindi dovrei fare qui le viti. Ok. Allora, proviamo. Mettiamo qui un assemblatore. Ok. Merda, mi è venuto. Perché giustamente c'è questo in mezzo ai coglioni, mo. Vai via, vai. Ah no, forse perché è più lungo. Però forse mi conviene in ogni caso metterlo dritto, va. Anche se è più brutto esteticamente, però mi sa che alla fine almeno non mi incastro. Gna farò mai! Ah! Fanculo alla bellitudine bellitosa assemblatore in the middle. E provo a uscire di due perché sennò non c'entra. Logistica, nel senso sfruttatore. No, vedi, è troppo lungo sta merda qui. Figa, è enorme. Che palle. È enorme. Sì, cazzo. È grande il doppio di quel robo là. Allora. Logistica, nastro. No, non posso, devo mettere il... l'unificatore di nastri. Devo andare ancora più in là, incredibile. Ok. Dai, almeno metterlo a pari con quello, cazzo. Ce la faremo così. Cazzo di spazio, ma ce n'è. Unificatore di nastri. Ah, ma no, va vaffanculo. C'è già una doppia entrata di suo. Notata ora, raga, notata ora. Ok, va bene. Un pelo storto, ma it's ok. Ma perché no? Perché non entra? Perché non... Perché non ho i cosi? Sì, non avevo i mazzi, raga. Stavo impazzendo già. No, non vuole le lamiere, vuole le viti. Perché non sta facendo viti sto coso?
Perché non produce viti? Sì, per fare... Ah, per fare le viti servono i lingotti. Ah, bella puttana con i 29. Allora, quindi di qui li rimettiamo le lamiere. Allora, le barre di ferro sono qui. E sta producendo sempre barre, giusto? Lentissimamente, ma lo sta facendo, va bene. Quindi da qui io gli devo mettere un altro di questi. Al contrario l'ho messo, vero? Sì. Bravo, Gianni. Un altro di questi che però mi faccia le... Ma non è il deposito! Ah! Ah! Un altro di questi! Devi aprirmelo, devi. Ok. E mi fai le viti. Ok, ora ti metto la stradina, così sei felice. E uni e due. Ok. Dopodiché l'assemblatore va qui. E servivano per fare quella merda lì, servivano viti e... mi conviene fare il magazzino delle viti? Beh, volendo faccio un magazzino dove entrano solo viti e quell'altra cosa che non mi ricordo qual era, se... viti e barre addirittura. Veramente servivano viti e barre? Non ho modo di vederlo senza dover impazzire. Come cazzo si fa una roba, no? Cioè devo per forza avere il tavolino di fianco? Viti e barre è un pain. Cazzo dovevo fare? Non mi ricordo più. Le lamiere rinforzate, no. I rotori. Viti e barre. E minchia, come faccio a fare altre barre? Cioè dovrei prendere quello delle barre, smezzarlo, metà mandarlo alle viti e metà mandarlo nell'altro cosa direttamente. Allora facciamo così. Questo è quello delle barre. Qui c'è il filo e qui ci sono le pagine di come cazzo si chiamano. Sto pensando come fare, cioè senza sputtanare il tutto. Cioè perché lo so anch'io come si fa, il problema è non... e non incasinare tutto. Il problema non è la miniera, regà, il problema è che dovrei avere due cose che fanno barre vicine a sto punto. Metti un container sopra con l'ascensore. E cosa mi cambia?
Beh, la ZLF con i 12 non mi cambia nulla. Cioè, cosa mi cambia mettere un... un ascensore, cioè un altro container sopra? A me serve un'altra, una macchina che produce, non un container. E ho capito, regà, adesso vediamo. Ma non devo mettere le cose, io ho bisogno di un'altra macchina, io ho bisogno di sdoppiare praticamente questo. Ah, secondo voi riesco a farcene stare due? Ah, era un container? Ma porca puttana. Eh sì, il problema è quello, non era il container. No, però va bene, allora, da lì escono le barre. Tolgo il container. Quindi io ho il produttore di barre ora. Da produttore di barre, io ho bisogno di un produttore di... viti. Però ho anche bisogno delle barre singole. E no, vaffanculo all'ordine, raga. Cioè, mi serve spazio. Viene tutto storto, ma me ne sbatto proprio altamente i coglioni. Allora, qui gli metto un separatore di nastri. What the hell? Quante frecce verdi ha? Ok. Io con un nastro gli entro dentro. Porca puttana, però si sono impegnati, eh. Si sono impegnati a romperti il cazzo. Bella Blaze con i 5, welcome back. Non ce la fai a salire, come on, dai. Devo portare questo cavo di qui ora. Cioè, devo portare un nastro più avanti. E gna fa. Nastro trasportatore verticale. Vediamo come cazzo funziona. Ok. E dai, mettimelo. Non me lo metto perché non ci sta il palo? What the fuck, come funzioni? Scusami. Perché non me lo fa mettere qua, regà, tipo? Cioè, qua volendo io potrei costruire un palo per alzarlo, però non me lo fa fare. What the fuck? È la collusione del costruttore, dite. Vabbè, vediamo allora di fare questo in maniera diversa. Nastro trasportatore. Ok. Non lo volevo così alto, però, cazzo. Ok, ciao Esprit. Va bene. Assemblatore.
Ok. Logistica. Ma che roba, porca puttana. Medaglie di rotori. Teoricamente dovrebbe essere giusto. Perché di qui non arriva la roba? Perché non gli ho dato la corrente. Ok, ci siamo. Ciao Flave. Vediamo se worka. Minchia, che viti enormi, raga. E adesso questo coso qui va tutto in un container. Logistica, zac, zac. No, perché giustamente va collegato anche lui. Funzioni? Hello? Stai funzionando? Perché non va? Ah, perché non è ancora arrivato a 25 viti. Sì, il problema di fare altre fondamenta è che qui mo torna a essere... Minchia, tra un po' tornerà a essere... Vaffanculo, alta la strada, quindi farò una rampa a un certo punto e vaffanculo. Io sarò qui a vedere finché non esce un fottuto rotore, ve lo dico. Eccolo! Ok, ne devo fare 50, bene. Poi qui dovrebbe essere che sta facendo ancora queste, vero? Ok. Allora, io devo lavorare per... Aia, per non morire, cazzo. Devo lavorare per... A parte questo... No, sono logistica. Nostro trasportatore livello 2, raga. Cambiamo plan. Allora... Minchia, non ho le cose quelle fighe, le devo fare a mano. Le devo fare a mano, mi sa. Come si fanno? Perché non ho nessuna macchina sopra che mi fa queste qua le lamiere. Minchia, viti e co... Che palle! 50 ne dobbiamo fare. Per le prime cose mi servono le barre. Facciamo le viti. Bella Ramingo. Ciao Stalker. Mi è tornato al necro, bravo. Come non produco niente? È che la roba arriva stralenta. Cioè, nel senso, non so se sono i macchinari che lavorano lentamente o è colpa dei carrelli, ma a me sembra che tutto viene prodotto. Cioè, faccio prima mano. Cioè, sono più veloce io delle macchine a produrre, cazzo. Non credo che sia normale. Cioè, nel tempo che una macchina fa 4 pannelli, io ne ho fatti 200. Bella Marche con i 6. Perché vanno così lente, regà? Ieri mi dicevate le lumache. Cos'è che bisogna fare queste cazzo di lumache? Cioè, guardate quanto ci mette. Cioè, ne fa 15 al minuto, porca troia. Perché devi fare più macchine ottimizzando quello divertimento nel gioco? Se ancora nella fase minimale devi sviluppare ancora tanta tecnologia. Non posso... Ah, non posso usare le lumache, ok.
Ma ripeto, regà, cioè, calcestruzzo ne fa 15 al minuto. Cioè, io ne farò 10 ogni 2 secondi a mano. Come, cioè, cos'è che c'è da ottimizzare? Niente c'è da ottimizzare, che sono lente. Cioè, devo sbloccare le ricerche. Allora, ok, andiamo avanti con qualcosa qui. Figa, a me sono delle macchine di merda. Allora, vabbè, facciamo... Se non dobbiamo fare la logistica... No, non posso toglierle. Vabbè, facciamo questa allora. No, i sacchi. Niente, è finita la benna. Arrivo! Arrivo. Semplicemente una macchinazione. Sì, devo fare molte più. Vabbè, a quel punto impazzisco con la corrente. Cioè, se già così faccio fatica con la corrente, ha voglia se gliene metto di più. Cioè, mica, che faccio? Devo ribuildare ancora tutto? Sto pensando, eh. Sto pensando un attimo. La VG Strike. Allora, se io ribuildo tutto. I problemi che sono i mazzaterra. Però vedi che mi ha tirato dentro anche la legna, mo. What? Ah no, si è bloccato perché giustamente sto usando il coso, ok. Fatemi ragionare un secondo, eh. Sto pensando se deletare tutto, allora è provare a fare tutto più grosso. O come fare a farlo per il lungo. No, per il lungo non è possibile. Perché non ti fa mettere due macchine uguali una sopra l'altra. Me lo facesse fare sarebbe comodissimo. Fare una riproduzione di quello che c'è sotto sopra e lo farei a layer. A meno che... Gli posso buildare un pavimento sopra, regà? Cioè io posso mettere un'altra foundation sopra? In qualche modo, forse andando su coi muri. Cos'è che mi serve? Cos'è quell'oggetto lì? La lamiera? Sì. Le lamiere sono qui. Di stuccare, cazzo. Oppure effettivamente, esatto, come dice Wind, meglio dividere le zone. Cioè faccio un'enorme zona solo dove uso il metal, una dove... Sì, fanculo. Via, delettiamo tutto. Perché sennò, minchia, all'inizio mi porto dietro la murda per tutto il tempo. Tutto il nostro lavoro di ieri. Vabbè, adesso ci metto meno, spero. Spero di metterci meno.
Oh shit, mi è partito un pavimento. Na 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 na. Sì, certo che targhetta banana sta pistolina, eh. Cioè, ho tirato via un altro pavimento dietro. What the fuck? Ok. Tu no, guarda che bello che era il mio scivolo. My scivolo is no more. Ok, allora. Allora. Noi prendiamo qui e facciamo, cos'è questo qui? Rame, ok. Ah, la prima cosa da fare credo che sia un magazzino dove tu metti il rame e poi da magazzino fai uscire X cose per il rame. Invece che una sola. Quindi organizzazione, stoccaggio. Ok. Ora da qui io prendo, faccio logistica e faccio separatore di nastri. Ah, se esco solo di due ce la fa a collegare, o è troppo vicino. Oh la madonna, no. Questa cosa qui è un po' una porcheria, cazzo. Cioè dovrebbe segnarti tipo la distanza di sicurezza, una roba del genere, perché ci perdi troppo. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Entra così. Ok, ora noi abbiamo... No. Dai, fammi bene la curva 90 gradi qui. Ok. Un nastro che può andare di lì. Un nastro che esce di qui. E un nastro che... può fare così. Quindi possiamo fare tre diversi uffici, no, costruttori di cazzi. Sì, adesso faccio pavimento. Ok. Ok. Ok, e ok, va bene. Stiamo facendo progress, raga. Ti serve lavorato il rame. E adesso vediamo. Ah no, serve la fonderia, giusto, è vero. Bravissimo, c'hai ragione anche tu. Quindi devo fare tre fonderie. Perché alla fine il metallo va sempre fuso. Bravo Johnny, che me l'hai detto, perché sennò facevo la cazzata. Ah, vado avanti i due, così siamo larghi. Ok. Dai, guarda che merda che c'è il loot e non me lo fa mettere. Sei serio? Oh Gesù. Guardate raga, ora vi ringrazio. Cioè, avete ragione anche voi. Più che ragione, però sono... Li ho fatti storti, vero? Li ho fatti storti, cazzo. Li ho fatti storti. Ok. Beh, gioca pelli con i 6. Ok. No, questo è troppo indietro, troppo indietro, troppo indietro. Vieni più avanti.
Ok. Allora, organizzazione, logistica. E non me lo prende perché vaffanculo. Ok, uno è lì. Uno è qui. E uno è qui. Bella cava con i 26. Se mi sono bevuto qualcuno, scusate. Ok, adesso ne abbiamo tre che fondono e fanno il fottuto metal. E li dobbiamo collegare alla corrente. Noi abbiamo solo i pali lì che collegano. Quindi, per fare le cose fatte bene... metteremo un palo centrale, che ovviamente non possiamo mettere perché c'è la macchina qua centralmente. Glielo mettiamo qui. E questo palo si collegherà a quel palo. E a sua volta... alle tre macchine. Sicuro che tenga la corrente. Oddio, se scoppia... vabbè, la corrente è il meno. La corrente è il meno. Ok, dopodiché... una volta che abbiamo fatto i... adesso da lì mi escono i lingotti di rame. Ok. Mi conviene metterli nel deposito? A sto punto no. Mi conviene lavorarli direttamente. E quindi fargli subito i costruttori davanti. Oppure farli entrare tutti in un unico deposito e poi fare ancora altri costruttori? Anche perché magari effettivamente mi potrebbe servire per altro poi. Allora, facciamo un container di stoccaggio. Però ne faccio uno, poi tanto però di qua in spazio ne rimane perché lo faccio centralmente. Ok. Non ce la farà mai, è troppo vicino. Il merda di smistatore è... a meno che forse mi conviene fare tre depositi, cioè ci metto molto meno. Ci metto meno, sì. Non si paga metro quadro. No, più che altro è... viene fuori un casino con lo smistatore perché ha fatto un po' col culo. Ok. Così prendono e mettono dentro nei... sta entrando già la roba. Guarda qua come entra. Perché non va? E rame e ferro? Rame. Perché è finita la corrente giù, ok, va bene. Ma allora non serve il deposito del grezzo se tanto li depositi dopo? Infatti non c'è il deposito del grezzo? Cioè il grezzo entra direttamente nelle fonderie? Allora, il grezzo entra nelle fonderie che vanno nei... ah no, il grezzo entra... eh no, ci sta invece, perché almeno se a me serve del grezzo per fare qualcosa piuttosto che... sì, va bene, no, un deposito davanti ci sta. No, il deposito davanti ci sta, perché o magari devo prendere le cose a mano io, o comunque mentre che questi producono, questo intanto si riempie. Sti cazzi. Sì, ma volendolo puoi fare anche senza, però non muore nessuno. L'avevi visto nei 18. Ok, allora fermi. Adesso ne arriviamo qui ad avere i lingotti. Cioè tutti e tre fanno lingotti. Perfetto. Quindi ho tre cose che fanno lingotti.
Il discorso è questo. Io non so quanta roba sbloccherò dal rame. È quello il casino del gioco. Cioè, io adesso posso dire, ok, allora da uno ci faccio il filo, dall'altro ci faccio quello, dall'altro ci faccio quell'altro. Ma metti che poi adesso qui mi metto e faccio il metal. Metti che poi prendo altre 50 cose da fare col rame. Cioè, mi conviene a sto punto il metal farlo da tutt'altra parte. Cioè, prendo, c'ho sta piatta, anzi, sta piattaforma qui, vaffanculo, la faccio solo per il rame. Poi ne faccio una per il metal e una per il coso, no? Lascio lo spazio per altri. Facciamo che faccio di qui. Ah, di qui faccio la stessa identica cosa, ma per il metal. Ok. Qui arriva il coso. A farla simmetrica, come fai a farla simmetrica? Ah no, forse me lo mette... Oh, ma che figo, lo posso... Ah, io devo puntare la cosa dove voglio... Figo! Ho capito come worka. La funzione di copiare uno schema sarebbe utile, ma in realtà più o meno questa funzione qui c'è. Cioè, nel senso, mi tiene tipo una griglia invisibile. Allora. Sì, è una cagata che mi parte la... Cioè, io appena pigio uno parte la motosega. Ho trovato un modo di buildare più velocemente, però. Ok, niente, ho finito il calcestruzzo. Madonna mia, la disequippo, raga. Ok. La disequippo. Sì, forse il casino grosso del gioco è il fatto che sia in 3D. Il casino grosso è quello. Allora, è qua da qualche parte il calcestruzzo. Credo. Oh, qui senza che sono i carrelli che ho smontato prima. Eccolo qua. What the fuck? Ok, allora come le impilate bene? Cazzo, allora non andavano messe nelle ceste le robe. Minchia, le metti così, sono impignate da Dio e vedi già cosa sono. Allora, vedi, se io seleziono quello e tengo pigiato il control... Eh sì, vedi, me la mette precisa come era prima. Ah, vedi, ma mi si... No. Vabbè, credo che comunque sì, più o meno mi aiuti a posizionarla. Allora, questo così. Davanti ci va la fonderia, giusto? Sì. No, in realtà è un po' un pain, va bene.
Ah, se io gliel'attacco appiccicata, è possibile fare la strada? Can we do this? No, perché non siamo in grado di fare una curva stretta. Quindi lo sposto di... No, faccio così. Lo sposto di 2. Ora ce la facciamo? Veramente? Fai cagare, fai. Ma come no? Dai! Ok. What? Ma sei serio? Ma che stronzata! Oh, sì, sì, sì. No. Guarda le frecce cosa. Hai messo al contrario le cose in mezzo? L'ho buildato male? Ma non credo fosse per quello in ogni caso, sai? Invece sì. Ok. Quindi in realtà l'ho fatto largo 2. Cioè l'ho preso, l'ho messo così. E poi mi sono spostato di 2. 1, 2. Voilà. E voilà. Ok. Quindi ora abbiamo il rame che va in questi tre cosi qui. In uno fai... Cioè, perdono, il ferro. Ferro, ferro. Ferro. Ok. Due. Fuck, lo sapevo. Ah, come mai non sta arrivando la roba? Perché non c'è corrente al momento. Madonna, ho messo un pavimento chissà dove, perché ho sentito che è partito il buildaggio. Un altro. Vedi, alcuni sembrano messi più in alto. Wood. Ok. Ok. I mostri non ti attaccano? No, no, a quanto pare no. L'avevo piazzata, no. Ok, devo mettere questo. Ok. Ora abbiamo fottutamente i tre nastri così. Questo, sti cazzi, si è venuto un pelo storto. Abbiamo i tre magazzini. E poi vabbè, decidiamo cosa cazzo fare da qui. Cioè qui davanti ci metti gli assemblatori. Il problema è che io sto notando che più sto buildando, più il gioco inizia a laggare. Quindi mi sapete dire qual è la stabilità di questo gioco andando avanti? Visto che dite che bisogna fare le cose enormi. Perché io vedo che già adesso, avendo fatto tutte queste foundation, se la laggeggia ogni tanto.
Cioè, non mi state facendo buildare una roba allucinante che poi va a 4 FPS, vero? Fuck. Ciao, Bitter. No, non è la scheda video, guarda. Qua il gioco è che... che sicuramente soffre qui, perché in realtà non sono le piattaforme, è il rendering delle cose dietro che vedo che scompaiono e ricompaiono. Forse i PC del Piffer, sì. Tu. Cazzo. Abbiamo un problema di calcestruzzo. Bella Marco con i 16, avrò 200-300 macchinari nel mio segno, non ha mai laggato. E boh, io vedo che mentre piazzo la roba, vedi che qui fa dei microscattini. Ma il problema è il rendering del mondo, non è tanto la roba che buildi, sto notando. La roba che buildi è abbastanza leggera. Polaga per unità, creare una zona differente, convogliare tutto in un hub centrale che usavi per fare gli item più avanzati. Ok, vabbè, poi magari basta mettere alto invece che... è più di un anno, ho detto con un anno, con i 16. Love you Marco, perdonami. Scusami, sto un attimo sfasando che sto tentando di capire qui che... non sto concludendo un cazzo. Vabbè, facciamone un altro che è l'ultimo, che è quello del calcestruzzo e via. Mi allargo ancora un pelino, però è l'unica. No, però mi serve il calcestruzzo. C'è la conferenza della PlayStation. Dai, guardiamoci la conferenza della PlayStation e poi continuiamo. Ok. Dai corrente a meno produci. Aspetta,